parlare il senatore Scarpinato, prego, ne ha facoltà. I senatori dell'opposizione che mi hanno preceduto hanno illustrato con argomentazioni approfondite che non ritengo di dover ripetere ancora una volta come e perché questa non sia una riforma ma un rifacimento dalle fondamenta del sistema di governo che scardina i meccanismi della divisione e del bilanciamento dei poteri dello Stato. Alcuni senatori hanno anche lanciato un appello al senso di responsabilità alla maggioranza per addivenire a soluzioni meno traumatiche e divisive. Un appello che è destinato a cadere nel vuoto perché non ci troviamo dinanzi a un omicidio preterintenzionale della Costituzione antifascista del 1948 dovuto a imperizia e inadeguatezza degli ingegneri di questa riforma. Ma ci troviamo dinanzi a un omicidio premeditato e a lungo pianificato. Ci troviamo dinanzi a un disegno di liquidazione di questa Costituzione da parte di forze politiche che l'hanno sempre vissuta come fumo negli occhi, che mai si sono identificati nei suoi valori e che oggi non vogliono perdere l'occasione storica di liberarsene una volta per tutte approfittando dei rapporti di forza contingenti. Perché questa prospettazione non sembri un indebito processo all'intenzione, mi limito a rievocare e a lasciare a verbale del Senato alcuni dati storici inequivocabili. Fratelli d'Italia, la forza politica che di questa riforma ha fatto una bandiera, è l'erede del Movimento Sociale Italiano che nell'immediato dopoguerra divenne il veicolo politico del riciclaggio nel nuovo ordine repubblicano di quella parte del Paese che era rimasta fedele ai valori del fascismo. Movimento Sociale Italiano che, come attestato da sentenze definitive, ha giocato a lungo di sponda con varie formazioni neofasciste estremiste come ad esempio Ordine Nuovo, protagonista della sanguinosa strategia della tensione, tramite uomini cerniera come Pino Rauti ed altri che occupavano ruoli di rilievo nel partito. L'avversione alla nuova Costituzione fu da subito apertamente dichiarata da coloro che il 26 dicembre del 1946 fondarono il Movimento Sociale Italiano. In particolare uno di essi, tra i più autorevoli, il giurista Carlo Costamagna, già docente di diritto corporativo all'Università di Pisa, nel denigrare il lavoro dei costituenti dichiarò che mai avrebbero accettato una Costituzione imposta dai vincitori della guerra e sin da allora impegnò il partito per l'instaurazione di una repubblica presidenziale, virgoletta, intesa come alternativa allo Stato dei partiti piegato alle stanze dei sindacati e del mondo dei lavoratori. Nel 1954 Pino Rauti al congresso del Movimento Sociale a Viareggio dichiarava testualmente: la democrazia è un'infezione dello spirito. Nel 1971 il Movimento Sociale Italiano raccoglieva le firme per l'elezione diretta del capo dello Stato con una legge che concentrava il potere in un unico vertice e limitava gli spazi di mediazione. Il progetto viene sposato dai vertici della P2, cabina di regia politica e di eversione della democrazia che raccoglieva le componenti più razionali del Paese. Attraverso la sponsorizzazione della P2, l'aspirazione alla restaurazione in forme moderne del vecchio ordine piramidale, autoritario, fascista, viene veicolato anche in altre formazioni politiche attraversando varie legislature. Il progetto, rilanciato da ultimo da Giorgia Meloni nella 18ª legislatura, che ne rivendica la primogenitura, oggi arriva finalmente in porto nel travestimento della forma del premierato. Bisogna dare atto di una coerenza straordinaria che dal 1946 ha sfidato il tempo, coerenza attestata anche dalla perdurante e dichiarata fedeltà del Presidente del Consiglio Meloni agli ideali di Pino Rauti e dalla celebrazione qui in Senato nel 2022 da parte di esponenti autorevoli di Fratelli d'Italia di personaggi come il generale Maletti, già vertice dei servizi segreti, condannato con sentenza definitiva per favoreggiamento di soggetti coinvolti nella strage neofascista alla Banca dell'Agricoltura di Milano nel 69, eseguita
da esponenti di Ordine Nuovo proprio per creare uno stato di emergenza propizio all'instaurazione di una repubblica presidenziale, come accertato con sentenze definitive. Quanto a Forza Italia, basti ricordare che Berlusconi, fondatore del partito, era componente della P2 e definì la Costituzione del 1948 come vecchia e comunista e apostrofò la Corte Costituzionale come covo di comunisti. Infine, quanto alla mancata identificazione della Lega nei valori della Costituzione, basti ricordare che il suo leader ha candidato alle elezioni europee, indicandolo come uomo simbolo dei valori del partito, un generale che manifesta apertamente la propria ammirazione nei confronti del fondatore del fascismo e il plateale disprezzo per i più elementari valori della convivenza democratica. Questa premessa dimostra come sarebbe errato considerare questa come una partita legata solo all'attuale contingenza politica. C'è una densità del problema che può essere colta soltanto uscendo da visioni astratte e destoricizzate. In realtà siamo dinanzi a un bivio della storia. È come se si fosse giunti in questo tornante della storia alla fine dei giochi di una partita che non si è mai chiusa, che è sempre rimasta aperta, tra due Italie che non riescono tutt'oggi a riconoscersi in una stessa Costituzione come casa comune, come quadro condiviso di valori fondanti del patto sociale di convivenza. Dopo che la Presidente del Consiglio Meloni, in un impeto entusiastico, aveva definito questa come la madre di tutte le riforme, cioè come la chiamata alle armi per una rivincita nei confronti di una Costituzione mai condivisa, si è deciso di cambiare strategia, quando si è compreso che c'è il pericolo di perdere il referendum se gli italiani dovessero vivere la sfida referendaria come una scelta tra la Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gode di un consenso popolare impareggiabile e il cui ruolo in questa riforma viene svuotato. Si tenta ora di buttare acqua sul fuoco, di negare e di minimizzare i dirompenti e calcolati effetti a cascata di questa riforma che concentra i poteri dello Stato nelle mani di un premier che sembra l'edizione italiana dei caudilli sudamericani, che annichilisce e lobotomizza il Parlamento, che svuota il ruolo del Presidente della Repubblica, che rende a portata di mano la conquista da parte di minoranze del Paese di tutte le postazioni strategiche dello Stato, dalla Presidenza della Repubblica alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore. Ho detto la conquista da parte di minoranze, non per un lapsus, ma con cognizione di causa, come spiegherò tra poco. La leva strategica per raggiungere tale risultato è la costituzionalizzazione del principio maggioritario prevista all'articolo 92 del progetto di riforma, senza indicare le condizioni di operatività del premio di maggioranza. Viene taciuto se sarà previsto o meno una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza, se sarà previsto o non ballottaggio, quale sarà la percentuale di tale premio di maggioranza. Si tratta di una manovra callida e sleale. Si tiene coperta la carta strategica di una legge elettorale da giocare in modo vincente in un secondo tempo, lasciandosi le mani libere per costruirla in modo sartoriale sulle esigenze delle attuali forze di maggioranza. Mani libere per raggiungere lo scopo di illudere la pubblica opinione che sarà la maggioranza della nazione a eleggere il premier e a legittimare dunque la somma dei superpoteri che gli sono attribuiti. Ma in realtà, grazie ai maneggi del principio maggioritario e di una legge elettorale studiata a tavolino, sarà possibile l'elezione da parte di minoranze travestite da maggioranza del paese. E mi limito a un esempio concreto ed esplicativo. Nelle elezioni politiche nazionali del 2022 il corpo elettorale era costituito da 51 milioni e mezzo di cittadini aventi diritto al voto. L'intera coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni ha raccolto 12 milioni e 300 mila voti, pari al 26,7% del corpo elettorale. Poiché la percentuale di voti si calcola non sul numero dei cittadini aventi diritto al voto, ma sui votanti effettivi, escludendo gli astenuti e quelli che hanno votato scheda bianca, la percentuale lievita dal 26,7% al 43,8%. Grazie al premio di maggioranza, la percentuale del 43,8% lievita ulteriormente sino al 55%. Ed ecco come
Il rospo di una minoranza del 26,7% partorisce dalle sue estreme insite viscere il principe. Ed ecco come una minoranza può trasformarsi in maggioranza della nazione che consacra e legittima i superpoteri attribuiti a un premier caudillo. Concludo, Presidente. Solo che i rospi che si trasformano in principi esistono solo nelle favole. Nella realtà esistono invece minoranze organizzate che grazie a questa riforma potranno imporre la loro dittatura alle maggioranze del Paese, maggioranze private di tutti gli spazi di mediazione democratica e di tutte le garanzie contro gli abusi di un premier elevato a capo assoluto e abilitato a fare strame dei diritti delle maggioranze e dei cittadini, esattamente come avvenne negli anni venti in Italia con l'avvento del regime fascista. Un regime che, non dobbiamo dimenticare, conquistò il potere non solo con la violenza, ma anche grazie a un'abile e cinica manipolazione delle illusioni e dell'ingenuità delle masse. Oggi la democrazia è esposta agli stessi pericoli degli anni venti. La sfida è dunque totale. Il Movimento 5 Stelle rappresenta l'Italia che si identifica pienamente nei valori della Costituzione e si batterà con tutte le sue forze perché i nemici della Costituzione, i nemici della democrazia vengono ancora una volta sconfitti. Grazie, senatore.